Ciao Berta, Romani, la nostra nuova abitata della Camera, cittadina, sì, adesso ci pensiamo. E poi abbiamo Massimo Moretti che è un consigliere municipale. Allora, passo la parola. Dai Massimo! Principale, dai! Passo la parola a Tiziano che adesso vi spiegherà un po' di cose. Ciao a tutti, sono Tiziano Vincelli, Movimento 5 Stelle, terzo municipio. E più tutto ricordo che c'è una bellissima ragazza, adesso non vedo, eccola lì, che prende le domande, chi vuole fare domande. Allora, abbiamo organizzato questo incontro per tre motivi. Il primo è farvi incontrare i parlamentari, far incontrare i parlamentari con i cittadini, quindi far vedere che ci siamo, che non siamo scomparsi in sontuosi uffici, in cantinoli, in tanti studi televisivi, ma rimaniamo in contatto con il territorio che ci ha dato tanta fiducia. Secondo motivo, parlare di quello che abbiamo fatto, parlare soprattutto di quello che abbiamo fatto, perché tanta gente è ancora convinta che il movimento parli solo di diarie, di scontrini, di amenità simili, insomma, vogliono farvi passare questi ragazzi come incompetenti, come degli incapaci, che non sono in grado di adempiere al ruolo che gli è stato dato. E invece vogliamo farvi vedere che non è vero, che ci sono un po' di interruzioni. E questo perché voglio farvi passare questo messaggio, che è difficile, che è complicato, che è una cosa troppo difficile, troppo complicata, come il cambiamento che non è mai avvenuto, no? Troppo, è una cosa lenta, però solo per certe cose, altre filano lisce come l'olio, alcune invece stranamente rimangono lì impantanate per millenni, sono tutte cose più importanti. Allora, il terzo motivo è ascoltarvi, dopo potete fare delle domande. E questa è una cosa molto importante, perché è una cosa che ci contraddistingue dagli altri partiti, infatti questo è un movimento. Dovete fare delle domande, vi ricordo che però Roberta, dopo Alessandro e anche Massimo parleranno per lo più delle commissioni cui fanno parte, delle loro aree di interesse, quindi non è possibile parlare proprio di tutto, sarebbe una cosa lunghissima. Ricordo che i parlamentari sono più di 100, hanno presentato dai 15, 20 o più emendamenti a testa, quindi sarebbe una cosa veramente lunghissima, ci passeremo la serata. E quindi niente, prima parleranno i parlamentari, Massimo, e poi potrete intervenire. Mi raccomando la brevità, se è possibile, insomma più di 1-2 minuti a testa. E vediamo le solite domande di rito, il programma, Bersani, perché non gli avete dato sta fiducia, perché non gliel'avete data, dimmi. Se cade sto governo, a chi date l'appoggio? Ci stanno degli attivisti che sono rimasti in uno stato di trance a forza di rispondere a queste cose. Quindi mi prego di tutto, ma no, lì in fondo ci sono dei bellissimi ragazzi con una bellissima scritta donazioni, perché ricordo, noi non abbiamo preso una lira dei vostri soldi, un euro scusa, infatti non ci abbiamo manco un euro, quindi se ecco, ci abbiamo anche rimesso, facciamo tutte le nostre spese, quindi un euro per prendere una magliettina, 2 euro una spilla, insomma qualcosa per accetta. E ricordo che questi ragazzi potevano prendere 20.000 euro al mese e non l'hanno fatto, con il gruppo misto, insomma, vabbè. Ok, passo la parola a Giampiero. Grazie. Sì, grazie a tutti. Adesso abbiamo qui il nostro consigliere municipale del terzo municipio, Massimo Moretti. Doveva esserci anche Simone Fruichetti, che è l'altro consigliere municipale, però ha avuto un problema in famiglia, non è potuto venire, si scusa, e ha un po' di difficoltà, noi gli stiamo vicini. Mi ha scritto e ha mandato un messaggio che forse dopo passerà, ho detto guarda, non ti preoccupare, perché non è un problema. E adesso abbiamo qui la nostra roccia. Dovete sapere che Massimo Moretti è uno dei primi attivisti del Movimento 5 Stelle nel terzo municipio. Inizialmente erano tre, lui, Davide Campanella e Pietro, se non erro, Davide sta là, Pietro non so dove sta nascosto,
e facevamo le riunioni in tre in un bar a via Valpadana, poi da tre sono diventati 4, 5, 6, 7, 8 fino a che oggi siamo un gruppo di 50-60 persone, siamo un gruppo. Siamo riusciti a conquistare con grande forza due posti all'interno del Consiglio Municipale, togliendo due posti al PDL, al PD o quello che sia, diciamo, tanto sono tutte le stesse cose. Con grande fatica, sacrifici e con grande rosicamento da parte loro, perché abbiamo tolto due posti che non sono male, quindi eppure è una bella sensazione vedere Massimo seduto nell'aula qui a Piazza Sempione del Consiglio Municipale a lavorare per noi. E adesso gli lasciamo la parola e ci dice più o meno cosa hanno fatto in questo mesetto di insediamento. Vai Massimo. Buonasera a tutti. Innanzitutto ringrazio questa assemblea. E, niente, dopo il primo consiglio di insediamento siamo entrati consiglieri, io e Simone Puglietti. Abbiamo portato delle linee programmatiche di Battione che teoricamente sono quasi le nostre, forse sono state un po' copiate anche. Noi ce lo siamo fatto proprio in casa, insieme con tutti voi, il programma, che è stato un programma veramente partecipativo, da parte nostra e da parte vostra, dei cittadini. Abbiamo portato 14 emendamenti con l'aiuto di tutto il gruppo, perché io sono solo un portavoce, il gruppo che mi aiuta, mi porta avanti e io porto avanti le idee del gruppo. Dei 14 emendamenti proposti con un consiglio fiume, siamo stati 7 ore e mezza a discutere degli emendamenti con vari ostruzionismi da parte del PDL, per chi ha partecipato lo può aver notato. Noi abbiamo già detto che vogliamo fare un'opposizione costruttiva e non distruttiva. E comunque ci hanno inserito 7 emendamenti su 14. Siamo lì in municipio, non abbiamo logiche di partito, giochi di palazzo, non dobbiamo rendere conto a nessuno, rendere conto solamente a voi, al gruppo e a tutti i cittadini che ci hanno dato il voto praticamente qui a Montesaglio, a terzo municipio. Abbiamo chiesto la presidenza della Commissione della Trasparenza, subito, abbiamo subito protocollato la nostra intenzione di averla. E già diciamo che ci mettono un po' i paletti, comunque cercheremo di portarla fino in fondo, lotteremo fino in fondo per averla, perché siamo praticamente lì e lì. Vediamo che succede, domani mattina poi abbiamo le prime commissioni, partono alle 9. Per chi vuole partecipare alle commissioni vi ricordo che sono aperte al pubblico, si fanno su al secondo piano, vi invito a partecipare tutti quanti. Anche i consigli sono aperti a tutti, stiamo spingendo e spingerò fortemente per averli il pomeriggio. Spero di portarli, se posso, dalle 17 in poi. Calcolate che io partecipo alla conferenza di capogruppo, siamo 7, c'è chi vuole portarla alle 12, chi dopo, chi prima, appunto, sembra che l'idea è portarla comunque il pomeriggio, spingerò per averla il pomeriggio. Abbiamo parlato con il direttore municipio, ci ha detto che insomma sono anche loro i signori dell'amministrazione, perché dobbiamo rendere conto anche al lavoro dell'amministrazione, dei signori che fanno parte del municipio. Parlare del municipio, le criticità più urgenti, penso che le sapete tutti, sono il problema dei rifiuti, il problema della sicurezza, il problema delle strade, della mobilità. Noi nel nostro programma, quando abbiamo fatto il nostro discorso all'inizio delle presentazioni delle linee programmatiche, incredibilmente il presidente del municipio non l'aveva neanche inserito il problema del TMB di Via Salaria, e dopo il nostro discorso casualmente degli emendamenti, che sono 88, il primo emendamento che hanno portato è proprio quello del TMB di Via Salaria, guarda caso dopo che noi abbiamo criticato il problema che non c'era sul loro programma.
niente, da domani cominciano queste commissioni, noi siamo nuovi, purtroppo qualche volta magari sbaglierò qualcosa, io sono un cittadino come voi, non ho fatto politica, non diventerò mai un politico, vorrei dare un percorso, diciamo, del mio, di questi anni che sono in municipio, per farlo diventare un bene comune per tutti. E quando praticamente finirà questo mandato, perché noi nel nostro statuto che abbiamo, noi possiamo fare al massimo due mandati. Io purtroppo lì il municipio per adesso sto ascoltando, sto vedendo, c'è un regolamento praticamente del municipio che è diventato la mia Bibbia, bisogna studiarlo, bisogna adeguarsi al regolamento, non è che possiamo entrare, parlare, straparlare e dire tutto quanto, bisogna un attimo attenerci al regolamento e piano piano cercheremo di tirar fuori tutte le criticità e tutto quello che succede all'interno delle commissioni. Per adesso vi saluto e vi ringrazio ancora della partecipazione dei cittadini. Sono Rita Picozzi e ho dato il voto al Movimento 5 Stelle. Io vivo in questa zona da qualche anno, ci sono nata, poi sono andata via e sono ritornata. E mi ricordo che questi quartieri erano verdi, sono ritornata e ho trovato solo cemento. Chiaramente c'è stato questo fenomeno della scorsa amministrazione che ha gestito il verde scambiandolo con il cemento. Io ti do tanto, tu mi dovresti dare indietro qualcosa. Ancora quella prima, non ne sono al corrente in maniera così precisa. Diciamo che sono molto arrabbiata e soffro molto di non vedere spazi verdi per i bambini, per gli anziani e per chi ha gli animali e per tutti noi che vorremmo anche fare una passeggiata. Tra l'altro ci sono molte aree che sono state gestite da questi signori del cemento che sono già state improntate, quindi spesi tanti soldi. Per esempio in via delle Vigne Nuove ce n'è una eclatante che si chiama i Giardini di Faonte e stanno morendo tra l'altro tutte le piante, è chiuso, ci sono cancellate importanti, hanno speso tanti soldi per farle ed è tutto abbandonato. Quello era un parco prima dell'avvento di questi signori che se ne sono fatti carico, aperto, libero, dove andavamo a portare i cani e andavamo a correre, ed era una gestione dei cittadini che funzionava meglio. Io lo rivoglio quel parco e sono pronta a fare tutto. Questo adesso faccio una parola a Massimo. Noi volevo solo ricordare che noi ci vediamo in via Monte Maduro 37. Naturalmente le attività inizieranno a settembre. È arrivato anche Marcello De Vito, il nostro consigliere comunale. Appunto per portare avanti queste iniziative. Simone. In merito a questo vi volevo comunicare che al municipio abbiamo una stanza nostra dedicata proprio al movimento. È piccolina, ho cambiato la sedatura, anzi l'ho comprata, ce l'ho nella borsa, domani mattina la monto, così entriamo solo noi e abbiamo la chiave. Da metà settembre abbiamo pensato di organizzare anche una stanza di ascolto. Una stanza di ascolto anche per tutti i nostri attivisti, ci divideremo gli orari, noi possiamo andare lì dalla mattina fino alla sera, adesso organizzerò con il direttore del municipio per gli orari. Perciò invito chi ha questo tipo di problematiche, perché noi dovete aiutarci, ci dovete aiutare, non è che noi possiamo saperle tutte, non siamo poi dei tuttologi, sappiamo tutto, noi abbiamo bisogno proprio del vostro aiuto. Porteremo le vostre istanze, le vostre interrogazioni, le vostre interpellanze, io posso avere accesso agli atti del municipio, anche delle scorse legislature, possiamo tirar fuori anche i costi o tutto quello che volete, però fatecelo sapere.
perciò da metà settembre sui nostri canali che abbiamo in rete vi faremo sapere gli orari, seguiteci i nostri canali Facebook del municipio, del terzo municipio, ci sono tutti gli orari e vedremo di organizzare anche questo incontro che vogliamo con voi. Grazie. Ringraziamo Massimo, il comune, il Parlamento, la regione adesso arriverà, ci sentiranno online, sono online. Però vedete che bel link che crea il Movimento 5 Stelle, partendo dal municipio a salire per lo piano e partendo diciamo dai cittadini, quindi il municipio. Vai Marcello. Ciao, tu mi interrompi da 5 minuti. Allora, sono anch'io un attivista di questo municipio, del terzo, sono stato il candidato sindaco, ho avuto questo onore e adesso siamo entrati in quattro in consiglio comunale, io, Daniele Frongia, Virginia Raggi ed Enrico Stefano. Pronti via, subito i partiti ci hanno fatto vedere insomma i loro soliti giochi, perché nelle prime sedute dell'assemblea si sono nominati tanto i ruoli di maggioranza quanto quelli di opposizione nell'ufficio di presidenza e nella presidenza delle commissioni permanenti, quindi subito hanno fatto i loro giochi, purtroppo tacitamente, esatto, quindi sono dati i ruoli dell'ufficio di presidenza, tanto di maggioranza quanto di opposizione, i vice segretari d'aula, i vicepresidenti d'aula, i segretari, ci hanno escluso quindi dall'ufficio di presidenza, è un ufficio importante perché decide sui soldi dei gruppi consigliari, quindi giustamente hanno preferito tenerci fuori, così nelle presidenze e vicepresidenze delle commissioni permanenti, insomma, no? E quindi ad esempio l'opposizione rappresentata da Alemanno, le cui liste hanno 12 consiglieri sui 19 di opposizione, hanno pensato bene di prendersi tutto. È brutto parlare di questo, ma questa insomma è la logica dei partiti, per loro sono cose importanti perché ad esempio, solo per dirvene una, un vicepresidente di commissione permanente ha una persona di personale in più e per loro queste loro insomma, perché si possono prendere una persona in più, la possono scegliere dai dipendenti dell'amministrazione comunale e questi sono potere comunque clientele. E comunque da domani partono le commissioni permanenti, nel frattempo il nostro lavoro è iniziato, abbiamo cominciato già a presentare le nostre interpellanze, io domani deposito istanza di accesso agli atti sui contratti derivati stipulati dal Comune di Roma, 6 miliardi di contratti derivati stipulati dalle precedenti amministrazioni di sinistra, quindi dalla giunta di Veltroni. Questi sono finiti in gestione commissariale dal 2008, perché il debito di 12 miliardi è finito in gestione commissariale, infatti ne parlavo proprio di questo con Roberto, perché poi è competenza del Parlamento in interrogare il commissario straordinario del debito. Noi però intanto l'istanza di accesso agli atti l'abbiamo depositata. Quindi da domani cominciano le commissioni, io sono in commissione bilancio, domani c'è la prima seduta, siamo arrivati? Domani c'è la prima seduta della commissione bilancio. E ovviamente è pubblica, quindi se volete partecipate, come pure sul nostro forum abbiamo attivato tutti i tavoli di lavoro per ciascuna delle 12 commissioni. Noi per fortuna siamo, essendo 4 consiglieri, potendo ogni consigliere stare in 3 commissioni, siamo riusciti ad avere un posto in ciascuna delle 12 commissioni, quindi possiamo controllare tutti i lavori, fare le nostre proposte. Anche da lì hanno provato ad escluderci, perché hanno provato a ridurre i membri delle commissioni asserendo che ci sarebbe stato risparmio di costi e questo avrebbe ridotto i nostri posti a 10, quindi ci volevano escludere da 2 commissioni. In realtà non ci sarebbe stato alcun risparmio di costi, perché le commissioni sempre quelle sarebbero state. Abbiamo fatto una controproposta in capigruppo, nella conferenza capigruppo, dicendo se proprio vuoi ridurre i costi, anziché ridurre i membri delle commissioni, riduci le commissioni stesse da 12 a 10, così ne saremmo state tutte 10 e quello sì avrebbe rappresentato risparmio di costi.
a quel punto loro hanno ritirato la loro proposta, anche per farvi vedere come ragionano. È tosta. Quindi insomma da domani si comincia, sosteneteci, contribuite con il vostro apporto di idee nel sito roma5stelle.org, trovate tutti i tavoli, tutte i corrispondenti a ciascuna delle commissioni, quindi dateci le vostre idee e noi le porteremo nelle istituzioni. Grazie a tutti. Ringraziamo Marcello. La domanda. Naturalmente Marcello ha sbagliato la data su Facebook, il suo compleanno è domani, non oggi. Quindi domani fategli gli auguri. E chi è la verità? La domanda? È qua. Puoi avvicinarti qua, stiamo. Marcello, ci conosciamo, l'ho intervistato. La domanda è molto semplice, vuoi spiegarci a quattro effettivi poteri a rete? Cioè cos'è un NIET, una scarpa contro la scrivania, dico no, faccio solo accesso agli altri. Quali saranno i poteri che dobbiamo lasciare? Quali saranno? Beh no, i poteri non sono solo quelli, chiaramente possiamo presentare i poteri che sono tipici di ogni consigliere comunale, quindi possiamo fare interpellanze e interrogazioni, presentare proposte. Ad esempio abbiamo fatto una proposta di modifica del regolamento ed è stata tre nostri emendamenti sono stati accolti, quindi sono stati approvati i primi emendamenti del Movimento 5 Stelle. Riguardava una modifica tecnica del regolamento comunale che ora deve essere integralmente rifatto per essere reso conforme al nuovo statuto comunale, però nel frattempo vale il vecchio. Ad esempio il vecchio diceva che per cambiare gli ordini del giorno ci vogliono 5 consiglieri su 60, ora i consiglieri non sono più 60 ma sono 48, quindi abbiamo chiesto di modificarlo e di consentire di esercitare questo potere a 4 consiglieri. Guarda caso noi siamo proprio 4. Quindi... diciamo un consigliere può stare in commissione, può stare in 3 commissioni, può fare proposte, interpellanze, interrogazioni, noi abbiamo già proposte diverse interrogazioni, per esempio sul bike sharing e via discorrendo. Allora, grazie. Sui giornali degli ultimi 4 mesi e sono una lista del Movimento 5 Stelle da 6 anni e mezzo e stavo pensando di andare tutto il tentativo che un anno fa sono trasferito in questo quartiere e un anno fa c'era la mia prima riunione con voi proprio qui presso lo stadio mentre lavoravamo a disposizione, quindi devo dire è stato un anno vissuto molto intensamente. Ho finito questo ruolo infame da capogruppo per 3 mesi e adesso finalmente faccio il parlamentare, quindi porto quelle che sono le nostre proposte di legge, il nostro modo di lavorare partecipativo, come spiegavano anche i miei colleghi che sono nel municipio piuttosto che in comune, piuttosto che in regione, perché tanto funzioniamo nella stessa maniera. E il nostro metodo da portavoce, quindi il fatto che noi siamo un terminale di una rete che esiste al di fuori. La cosa bella dei nostri incontri, come quello di questa sera, è che siamo qui, stiamo parlando adesso, io vi racconto quello che facciamo, che faccio io specificatamente nella mia commissione all'interno della Camera, però poi voglio sentire anche voi, ci deve essere uno scambio continuo perché noi lasciati da soli lì dentro praticamente moriamo. Il palazzo è veramente alienante per il tipo di ambiente che c'è, per il tipo di rapporto che c'è con i media che tra l'altro stazionano all'interno del palazzo e ti braccano e per il tipo di disorganizzazione proprio nei lavori che a questo punto iniziamo a pensare essere creata d'arte proprio per poi ritrovarci col panorama di leggi mal fatte
che ci governano, perché pensare di andare a normare a botte di decreti omnibus dove in 70-80 articoli vai a regolamentare l'universo mondo male, in maniera incomprensibile, deve essere percepita dal cittadino, deve essere letta dal cittadino, e lavorando, facendo delle sedute in cui inizi a lavorare alle 20:30 di sera dopo una giornata di lavoro e finisci la sessione alle 11:40 della giornata successiva facendo nottata, e ti rendi conto che tipo di lucidità posso portare nei lavori. Poi se qua le nostre leggi sono scritte con i piedi, adesso iniziamo a capire anche per quale motivo. Dicevo, noi siamo portavoce all'interno del Parlamento, il fatto della rotazione negli incarichi è una cosa che ti salva la testa. Oh, scusate, ma mi sento tipo... sì, tipo l'eco in montagna, no? Fernandino! C'è Fernandino là sopra. No, perché più che altro mi sento troppo. E lavoriamo per cercare di all'inizio solamente portare quello che erano le tematiche del nostro programma, visto che abbiamo passato due mesi di balletto su fiducia, accordi, eccetera, eccetera, giocando a un gioco che non era il nostro. E adesso che finalmente portiamo i contenuti della rete, i contenuti dei cittadini all'interno delle istituzioni, finalmente possiamo lavorare e dare valore a tutte quelle idee che in questi anni si sono, attraverso la discussione su internet, la discussione fisica alle varie assemblee e gli scambi tra noi cittadini, che si sono sedimentate e hanno costruito il programma del Movimento 5 Stelle, che piano piano sta trovando un'attuazione per quanto riguarda la presentazione di proposte di legge, e piano piano sta tirando obtorto collo i partiti a quantomeno mettere in campo dei temi che su cui finora non si erano mai confrontati, da un'etica nell'individuazione delle persone che diventano i portavoce all'interno delle istituzioni, diciamo che una grossa opera di pulitura all'interno delle liste che sono state presentate alle ultime elezioni politiche è stata grazie, da parte dei partiti ovviamente, è stata grazie a noi, perché essendoci noi non hanno potuto presentare molti di quei nomi compromessi, indagati, condannati che hanno stazionato in Parlamento fino al 14 marzo, cioè il giorno prima che si insediasse questa legislatura. E, il tema dei costi della politica, su cui noi abbiamo chiamato a metterci la faccia, non ultima la mozione della settimana scorsa sulla sospensione del finanziamento pubblico, 91 milioni di finanziamento pubblico ai partiti solo per il 2013, non trovano i soldi per niente tranne che per gli affari loro. Gli abbiamo detto metteteci la faccia, e loro ce l'hanno messa la loro faccia di tolla e hanno votato conseguentemente a quello che ovviamente era la loro convenienza, ma mentre prima nessuno li faceva cadere in contraddizione, adesso c'è il 5 Stelle che dimostra, li costringe a dimostrare con i fatti che hanno mentito, perché se voi vi ricordate l'ultima campagna elettorale tutti i partiti hanno parlato dell'abolizione del finanziamento pubblico. Io in questi giorni in affari costituzionali, che è la mia commissione, mi sembra tanto convegno, scusate, ho in questa settimana, l'esame degli emendamenti al disegno di legge del governo che chiama l'abolizione del finanziamento pubblico. Allora, innanzitutto il titolo stesso è una ammissione di colpa, perché avevano detto che non esisteva più il finanziamento pubblico dopo il referendum del 93, in cui
il 90,7% degli italiani che erano andati a votare avevano chiaramente detto no i soldi ai partiti. E questo disegno di legge del governo si chiama abolizione del finanziamento pubblico, quindi in re ipsa praticamente hanno ammesso il furto con destrezza di questi anni, che è stato stimato dalla Corte dei Conti essere più o meno di 2 miliardi e 500 e rotti milioni, 2 miliardi e 500 rotti mila euro. E, a fronte di spese sostenute di un 400% in meno. Quindi ci hanno preso in giro con la dicitura dei rimborsi. Chiunque di voi lavori o abbia esperienze di vita normale sa che il rimborso è a fronte di una spesa giustificata da una pezza d'appoggio. Stiamo parlando di concetti astratti, stiamo parlando di vita normale di tutti noi. I partiti, per loro il rimborso è un forfè che non devono giustificare e che ha portato nelle casse dei partiti un guadagno del 400% rispetto a quello che loro hanno speso in questi anni. E poi sappiamo tutte le male gestioni che sono state fatte di questi soldi pubblici, i vari scandali dei vari tesorieri che hanno amministrato questo patrimonio in maniera allegra, vogliamo dire così. Come funzionano i lavori nella mia commissione? Allora, innanzitutto la prima commissione affari costituzionali insieme alla commissione bilancio sono le commissioni filtro. Noi vediamo tutto, cioè sia quello che è il merito della nostra commissione, quindi tutto quello che è la pubblica amministrazione intesa come organizzazione per ministeri, sia per quanto riguarda le nomine nei vari enti del partecipate dello Stato, sia tutto quello che sono le proposte di legge, decreti legge, eccetera, eccetera, che devono essere sottoposte a un vaglio di costituzionalità, perché teoricamente, visto che ogni tanto arriva la Corte di Cassazione e giustamente insomma va a sanzionare quelle che è l'insipienza legislativa dei nostri politici, ogni norma che esiste nel nostro territorio deve essere compatibile con la nostra Costituzione, che è la nostra carta massima di riferimento. Come si lavora in commissione? Si lavora normalmente dal martedì al giovedì, quindi 3 giorni a settimana su 5. Lavoro 5 minimo, se poi sei in un periodo in cui devi approvare, che so, una legge di bilancio piuttosto che un provvedimento straurgente, se c'è bisogno, visto che soprattutto gli altri, ma anche noi siamo ben pagati per il nostro lavoro, è giusto che si lavori in maniera più possibile, ovviamente totale. E si lavora dal martedì al giovedì negli spazi, negli interstizi che l'attività d'aula ti lascia. Quindi tu hai una commissione convocata alle 9 di mattina, mentre stai andando in commissione alle 9 meno 5 ti arriva il messaggio che è stata spostata alle 10 e mezza e tu dici: ma io sto qua perché io e gli altri sapevamo tutti che doveva essere convocata alle 9, perché mi fai adesso a 5 minuti dall'inizio del lavoro? Immaginate che voi andiate al lavoro, sapete che il vostro orario d'entrata sono le 8 e mezza di mattina, alle 9, mentre state per sveggiare vi arriva una comunicazione dal vostro direttore di lavoro e vi dice: no, oggi inizia alle 10 e mezza. E tu pensi: quante cose avrei potuto fare in quell'ora e mezza di scarto, quanti atti avrei potuto studiare, quanti incontri con i cittadini avrei potuto organizzare, a quante riunioni con le associazioni di categoria sarei potuta andare. E quindi già inizia. Dopodiché vai in commissione, ti siedi, commissione pareri, 5 minuti, allora hanno presentato quest'atto, quest'atto, quest'atto,
Parere, il relatore dice parere positivo, gli altri che fanno? Di solito per i pareri hai un minimo di tempo per studiarti quello che ti viene sottoposto e definire se c'è il parere positivo o negativo. Il parere è un vaglio di costituzionalità, quindi dovresti avere chiara la Costituzione e dire sì, è conforme a questo articolo oppure no, presenta queste criticità. Mi ricordo che alla prima seduta a cui abbiamo partecipato come gruppo 5 Stelle, la seconda perché la prima era per l'insediamento dell'ufficio di presidenza, Commissione 5 Stelle, abbiamo presentato una serie di osservazioni. Si parlava all'epoca del decreto, la conversione del decreto legge per il pagamento dei debiti della PA. Abbiamo presentato due semplici osservazioni di buon senso, dopo che i partiti avevano fatto tutta una serie di interventi, tutti questi professoroni di diritto, che, come direbbe il mio collega Alessandro che arriverà a breve, erano delle supercazzole fotoniche, e praticamente arriviamo noi e diciamo due osservazioni di buon senso. C'è stato un silenzio tombale, si sono girati tutti verso di noi e si vedeva proprio negli occhi, no? Ma allora non sono così cretini come pensavamo che fossero. E questa è stata la prima riunione di affari costituzionali. E questa è la parte, quella diciamo più semplice, dove tu appunto prendi un progetto di legge e ne vagli la costituzionalità. Poi c'è la parte in cui invece vai a lavorare sul merito, quindi hai, come capita adesso, la legge sul finanziamento pubblico dei partiti, la competenza di merito è nostra. È sempre nostra. Adesso in questi giorni è arrivato anche il disegno di legge di revisione costituzionale per la modifica della procedura di modifica della Costituzione ex articolo 138, è sempre competenza nostra. E proprio in questi giorni stiamo esaminando quello che è il decreto legge del fare. Allora vi spiego come si è lavorato sul decreto legge del fare. Il decreto legge del fare sono 84-85 articoli che, come dicevo prima, coprono un universo molto, quindi si parla di tutto, si parla di agenda digitale, si parla di autorizzazioni e semplificazioni burocratiche, si parla di giustizia, si parla di le tasse, quelle per le imbarcazioni di lusso, energie, vedete un argomento. C'è sta. Quindi, semplificazioni. Semplificazioni c'è, insomma, sicurezza sul lavoro, eccetera, eccetera. L'abbiamo spacchettato per commissioni, ogni commissione si è vista i suoi pezzi di merito, dopodiché le due commissioni filtro che vi dicevo prima, che sono affari costituzionali e bilancio, hanno l'operazione di collage di tutta questa storia, e praticamente sono stati presentati in una settimana, anzi due settimane, che sono composte sempre da tre giorni più tre giorni lavorativi, sono stati presentati 2300 emendamenti. Di questi 2300 emendamenti, di cui noi come gruppo parlamentare 5 Stelle abbiamo avuto il più basso indice di rigetto, cioè siamo i nuovi e solo il 4,91% dei nostri emendamenti è stato rigettato, perché palesemente è fuori di noi. E di questa cosa i nostri uffici e noi siamo molto orgogliosi, sempre perché evidentemente non siamo i cretini o gli impreparati o gli inesperti che, per i quali ci hanno spacciato fino adesso. E, di questi
2300 emendamenti, ne sono rimasti sul piatto 4-500. E settimana scorsa c'era la mozione, quella in aula, la mozione sul finanziamento pubblico, c'erano altre cose e, come vi dicevo prima, in commissione si lavora negli interstizi liberi dell'aula. Siccome settimana scorsa l'aula era abbastanza piena, hanno iniziato a farci lavorare di notte, quindi finivi l'aula alle 7, alle 8 di sera, schizzavi in commissione e facevi le 3, le 4, le 5 fino alla maratona di venerdì, che va detto che è partita alle 20.30 ed è finita alle 11.40 del giorno successivo. E immaginate con che lucidità tu puoi andare ad affrontare una materia che va a normare tutto, ma non una lucidità nostra, anzi noi siamo tre più giovani, quindi diciamo abbiamo anche una certa resistenza fisica che ci aiuta. E tant'è che oggi abbiamo scoperto che praticamente tutta una serie di emendamenti che erano stati proposti ad alcuni articoli erano sfuggiti alla copertura finanziaria. Quindi noi oggi siamo arrivati in aula, abbiamo fatto da questa mattina alle 9 fino alle 17.30 una discussione generale sul complesso degli emendamenti, sul senso di questo decreto legge, sul fatto che non si può continuare a normare prendendo un decreto e infilandoci di tutto, ma dovresti prendere pezzo per pezzo di questa maledetta, complicatissima, farraginosa e illeggibile legislazione e cominciare a dargli una razionalizzata. Quindi abbiamo fatto tutti questi interventi e alla fine arriva una proposta dalla Presidenza che dice ci siamo resi conto che manca la copertura finanziaria per una serie di articoli, vediamo se riandare in commissione. E noi siamo rimasti così, scusate, l'abbiamo sollevato in commissione nelle nottate, maratone non stop che abbiamo fatto finora, ve l'abbiamo detto in tutte le salse, non si lavora in questa maniera, la tesoreria dello Stato non ci risponde sulle coperture e noi continuiamo a perdere tempo a venire in aula a fare delle discussioni inutili, quando poi hai invece dei problemi cogenti di scadenze che hai adesso, di problemi delle persone, come poi vi racconterò una tematica che stiamo seguendo con alcuni attivisti del municipio relativamente per esempio alla dismissione del patrimonio degli enti previdenziali, con delle scadenze di adesso. Noi gli abbiamo detto calendarizziamo una mozione che impegni il governo a trovare una soluzione, a estendere una moratoria di un anno per risolvere. Per quello non c'è tempo, per prenderci per i fondelli e farci fare le nottate in commissione quando non hai i soldi e la copertura, perché la coperta è quella, la tirano da una parte per fare l'annuncio, poi si rendono conto che non basta, allora dicono vabbè non ci sono i soldi per questo, tanto ormai l'annuncio l'abbiamo detto, fra qualche giorno se ne dimenticano, spostiamoli quei pochi che ci sono su altri. E così per tutto, questo è il metodo di lavoro del nostro Parlamento e questa è la realtà con cui noi ci confrontiamo tutti i giorni. La scopertura di contenuti. La scopertura, non si sa. Perché pensate. No, perché passi da 5, un emendamento passa da una copertura di 50 a una copertura di 5. Sono proprio figli di potere. E tu dici scusa, ma se mi avevi detto che c'era 50, ma perché mi dici che ce ne sono 5? Peggio. La copertura di ieri, Com'è? La copertura di ieri. Tanto fanno altro debito che gli frega, lo ripaga io, lei, suo figlio, suo nipote, i miei figli, eccetera, eccetera. Volevo raccontarvi un aneddoto, perché ogni tanto nella tristezza della presenza in aula con queste persone che veramente a volte ci vorrebbero gli antiemetici per evitare di vomitare quando senti i loro interventi, ogni tanto succede qualcosa di divertente. Un paio di settimane fa c'era Question Time sulla nomina del presidente dell'Istat al posto di Giovannini, che è diventato ministro del lavoro. Question Time è organizzato in contemporanea con le commissioni, quindi siccome il dono dell'ubiquità non ci appartiene, chi fa il Question Time di solito è in aula
chi deve stare in commissione va in commissione a lavorare. Per il question time c'ero io perché l'avevo portato io. E poi insomma, se siete incuriositi sull'ennesima porcata del governo a sfregio proprio delle prerogative parlamentari, magari andatevelo a vedere su internet. In due parole vi posso dire che praticamente stanno tenendo il posto in calda Giovannini con una nomina contra legem di una persona che va a fare il presidente dell'Istat in questo periodo, nel frattempo che Giovannini fa il ministro del lavoro. E comunque che succede? Io ero da sola, quindi finisco il mio question time, attacco un altro e si sente una voce nell'emiciclo che fa Lombardi, indovinate chi era? La russa, che da un capo all'altro dell'emiciclo mi inizia a chiamare e io sempre più piccola sotto il mio banco, perché essere chiamata dalla russa è uno shock, vi assicuro, e viene, ma tutto il giro dell'emiciclo continuando a urlare il mio cognome, viene da me e mi fa vedo che i tuoi colleghi hanno già preso l'abitudine della vecchia politica, tutti che non ci sono nel question time, faccio veramente sono tutti in commissione a lavorare, non ti preoccupare Lombardi, ci sono io con te, tu non sei sola. E io meglio sola che male accompagnata, adesso scusati, ma purtroppo. No, poi con la russa ci sono stati dei pezzetti molto divertenti, dove lui viene da me, quando c'è stato il gioco delle finte opposizioni, che si sono rimischiati, no? Quindi Fratelli d'Italia che si era presentato col PDL, io gioco a fare l'opposizione, tu giochi a fare la maggioranza, lo stesso per Sel. E insomma, fatto sta che un giorno la russa ci incontra, me ad altri sempre della commissione affari costituzionali, per uscita di una riunione, perché noi abbiamo una stanza riunioni che è praticamente, che era loro quando erano PDL, e che hanno detto se qualche volta possono usare, tanto loro non sono molti, siccome è una stanza piccina, abbiamo detto vabbè, quando vi serve, insomma, se non c'è nessuna delle nostre riunioni va bene. Quindi ci incrociamo all'esterno di questa sala riunioni era il giorno che si votavano le presidenze e vicepresidenze delle commissioni, e lui ci ferma e ci fa no, perché sapete, ci hanno chiesto di fare mi hanno chiesto di fare il presidente della giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera. Io lo guardo e gli faccio, ma è un posto che spetta la maggioranza normalmente. Io ho dei crediti pregressi nei confronti della maggioranza. E tu dici, ma però viene a dire? E io l'ho fatto, sono su Facebook e ho detto, questa finta opposizione dei Fratelli d'Italia si è messa d'accordo con il PDL per spartizione. Oh, sei incazzato, è venuto a dire. Ma perché scrivi queste cose su Facebook? Ma me l'hai detto tu. Dovete ancora imparare a stare al mondo qui. Io ho detto, guarda, se stare al mondo significa diventare la russa, no, grazie, professore. Basta così. La frustrazione succede anche queste cose più divertenti. Parliamo tematica degli enti immobiliari, dismissione del patrimonio degli enti immobiliari, che è una tematica seria, no? Queste prese per i fondelli, per il finanziamento pubblico, il disegno di legge costituzionale per la modifica del 138, che ovviamente lasceranno il tempo che trova, perché il finanziamento pubblico rimarrà. Noi, quello che è stato preso come testo base è ovviamente il disegno di legge del governo, perché voi non sapete, ma la nostra Costituzione dice che la potestà legislativa è in capo al Parlamento, e ci può essere anche un'iniziativa legislativa del governo, ma limitata a quelle che sono decreti legge o quindi legati a casi di straordinaria necessità e urgenza, che è diventata la regola.
o in caso di delega ricevuta dal Parlamento. Invece noi lavoriamo esclusivamente su quelli che sono gli atti del governo. Di iniziativa parlamentare non passa niente. Quindi, relativamente al finanziamento pubblico dei partiti, nonostante ci sia una legge di iniziativa popolare, ci siano vari testi presentati, tra cui la nostra, che è l'unica ovviamente che prevede come finanziamento pubblico zero, è stato adottato come testo base quello del governo, che ha introdotto questo finto finanziamento pubblico, ha introdotto questa finta abolizione per poi andare a trovare delle forme indirette come questo 2 per 1000, come una fortissima detraibilità delle donazioni private, come una forma di incentivi editoriali e televisivi, eccetera, eccetera, utilizzo di locali, la detraibilità della partecipazione alle scuole politiche. Abbiamo fatto un conto l'altro giorno con il ragazzo dell'ufficio stampa che segue il settore economico e abbiamo fatto il conto che conviene iscrivere un figlio alla scuola politica dei Frattocchi piuttosto che mandarlo all'asilo nido a Roma. Quindi d'ora in poi, se passa questa legge, troviamo subito sti ragazzini e mandiamoli alle scuole politiche dei partiti. Però almeno li abbiamo parcheggiati per la giornata e gli vendiamo un po' di soldi, insomma, può esserci un tornaconto noi genitori da questo punto di vista. Noi stiamo presentando una serie di emendamenti e il filo rosso che lega i nostri emendamenti è, fermo restando che noi siamo per il finanziamento, l'abolizione totale del finanziamento pubblico, ma voi da questo orecchio non ci sentite, sappiate che per quanto riguarda il 5 Stelle ogni centesimo dei soldi pubblici che voi prendete deve essere rendicontato, controllato e sanzionato nel caso ci sia un utilizzo scorretto. Il disegno di legge del governo è anche tornato indietro per quanto riguarda controlli e soprattutto sanzioni rispetto a quella che era la legge del 2012 che aveva dimezzato il contributo pubblico, portandolo da 190 milioni di euro l'anno a soli modici 91 milioni. Hanno tolto la parte delle sanzioni, della serie 7 becco, ti do un buffetto sulla guancia e finisce così, famo pari a patta. E noi abbiamo reintrodotto tutto, appesantito, anche perché c'è il gruppo europeo degli stati contro la corruzione, che è un comitato insieme al Consiglio d'Europa, che ha già fatto delle verifiche a livello internazionale, ha fatto un report sull'Italia, ovviamente ha trovato la situazione del controllo e delle sanzioni un po' deficitaria. Strano, guarda caso, le leggi ce le abbiamo, non le rispettiamo, non veniamo controllati e non veniamo sanzionati. Cioè, se siamo partiti, se siamo paritisti, ovviamente la sanzione c'è e come. Quindi abbiamo detto, siccome tra l'altro il 30 settembre questi commissari verranno a verificare se quante delle loro osservazioni sono state recepite in quest'anno e mezzo, perché questo rapporto è antecedente alla legge dell'anno scorso, e vedremo appunto che cosa succederà. Se dovesse passare questo finanziamento, questo disegno di legge del governo troverà una situazione peggiorativa, ovviamente noi invece di migliorare. Cioè, quando ce lo chiede l'Europa, solo quando ci deve mettere le mani in tasca, privare della sovranità, quando ci deve praticamente... quando ci deve metterci il triolo, ce lo chiede l'Europa. Quando dobbiamo godere di qualche diritto o insomma iniziare a dare un senso di etica nel fare le cose della politica, no, allora fa male l'italiana. E no, vabbè, allora se ce lo chiede l'Europa ce lo chiede sempre. E quindi giocheremo anche su questo. Dicevo, torniamo alle cose invece più urgenti. Patrimonio, dismissione del patrimonio immobiliare degli enti. Stiamo lavorando con Gian Piero, che è appunto l'attivista di questo municipio che avete conosciuto. In questo municipio tra l'altro c'è moltissimo, ci sono moltissimi dei palazzi di Enasar, sì, terzo, io sono rimasta a pensare. Con la
l'avvocato Perticaro, che forse qualcuno di voi conosce, e piano piano insomma stiamo cercando di aggregare anche insomma un gruppo di lavoro anche per la comunicazione, insomma che ci segue di più su questo aspetto, e perché è una cosa che tutti sanno ma che nessuno vuole trattare. Perché che è successo? Il patrimonio immobiliare in questi anni è diventato, anzi i cittadini quali sono diventati il bancomat praticamente degli enti e delle consigli di amministrazione o presidenti che sono a capo degli enti, delle fondazioni. Com'è? Perché praticamente che è successo? Che questi enti hanno fatto delle operazioni finanziarie azzardate in questi anni, hanno preso e speculato come hanno fatto tutti in finanza creativa, fondi offshore, eccetera, eccetera. Adesso hanno dei considerevoli buchi di bilancio, senza considerare che quel patrimonio immobiliare è stato acquisito con i contributi pensionistici di lavoratori che sono 10, 20, 30 anni, 40 anni che lavorano e che dovevano servire a garantire la loro vita e la loro vecchiaia, la vita finché ci abitavano, la vecchiaia una volta che poi decide come gestire questo patrimonio, perché tra l'altro la legge prevede che venga venduto, ma essendo enti pubblici, così come riconosciuto dalla sentenza del Consiglio di Stato, dovrebbero anche godere delle agevolazioni della vendita del patrimonio degli enti pubblici, di cui i nostri partiti, i nostri politici hanno goduto ampiamente in questi anni. Non so se vi ricordate l'appartamentino fronte Colosseo a 170.000 euro dei padroni Grilli, che adesso è sottosegretario, ecco, loro ne hanno goduto, gli inquilini degli enti, le persone comuni no. Perché funziona, che dicevo, hanno questo, gli enti hanno questa gestione creativa finanziaria, ha creato dei buchi di bilancio, come ti ripiano il buco di bilancio, prendo il patrimonio immobiliare, vado da una società amica, lo faccio super periziale, ha dei valori ovviamente superiori a quelli di mercato, dopodiché li metto a bilancio dicendo io rivendo, quindi conto di farci x mila o x milioni di euro che mi vanno, o x miliardi a seconda di quanto c'hai come patrimonio, che mi vanno a ricoprire quel buco di bilancio che io stesso ho creato, e poi me la sfango così, tanto poi fra qualche anno smetto di fare il presidente, l'amico mio politico mi mette a fare qualche altra cosa e il problema è di chi verrà dopo di me. E questa è stata la cosa. Adesso gli inquilini hanno praticamente visto recapitarsi nelle loro caselle di posta due tipologie di lettere. O delle lettere che dicevano: caro inquilino, è scaduto il tuo contratto di locazione il 31 dicembre del 2009. No, se vuoi, no, ti adeguo adesso il canone di locazione e te lo raddoppio. E mi devi anche 3 anni di arretrati, che al canone nuovo ovviamente generano per 3 anni magari una decina di migliaia di euro, ma te lo puoi pagare in comode rate, tipo da 1000 euro oltre quello che al canone di locazione mensile raddoppiato. Oppure te ne vai, oppure hai 60 giorni per decidere di comprare la casa dove tu abiti da 30-40 anni, per il quale è già insomma pagato 30-40 anni di locazione, di canone di locazione, e te la vendo al prezzo che la società amica, che vi dicevo prima, mi ha periziato, che guarda caso è sempre più alto dei prezzi del mercato. E questo è il gioco. E ci sono queste persone che a noi ci chiamano tutti i giorni perché sanno che la stiamo seguendo questa tematica, dicendo: ragazzi, io ho la lettera che mi scade il termine dei 60 giorni, mi sta scadendo, io che devo fare? Noi abbiamo fatto una prima mozione in cui abbiamo raccontato una prima interpellanza in cui abbiamo raccontato le cose come stavano, e non abbiamo, cioè è venuto il sottosegretario del Ministero del Lavoro a parlarci, ha parlato dei numeri ma non ha preso un impegno, ha dato una soluzione concreta e soprattutto non considera il disagio sociale di queste famiglie, cioè per loro siamo soggetti umani.
non siamo soggetti umani, cioè la casa... E abbiamo presentato un'alta interpellanza, perché poi quando vai a grattare, oltre ai giochini finanziari, inizi a vedere le connivenze, i sindacati che sono quelli che dovrebbero proteggere gli inquilini, siedono da entrambi i lati del tavolo, quindi sono quelli che firmano gli accordi per l'inquilino e siedono anche nel consiglio d'amministrazione dell'ente che ti sta firmando dall'altra parte l'accordo. Quindi praticamente controllori e controllanti coincidono. Il conflitto di interessi all'italiano non è solo Mr. B e i cazzetti suoi che ben conosciamo, il conflitto di interessi è una pandemia in questo paese. Quindi tu ti trovi le stesse persone che ti dovrebbero tutelare che invece ti fregano. Ti fregano. E sono quelli che sono titolari di contratti magari a prezzi a favore o senza motivazione, perché tu non è detto che solo perché sei un sindacalista devi stare all'interno di una casa dell'ente. E caso strano, le loro sono le più belle nei posti più fini di Roma, e ai canoni più bassi, sempre caso strano. E quelle più riparate, che quelle che quando succede qualcosa, insomma, quelle che se c'hai ancora i cassoni di Eternit o se c'hai il sottotetto di Eternit, allora li riparano. Agli altri, ai casermoni ci puoi morire di asbestosi lassù, agli altri invece. E quindi capisci che melassa che è questo sistema. Allora abbiamo detto, va bene, allora non riusciamo a farci dare delle risposte serie. Il regolamento della Camera prevede che se tu fai un'interpellanza e non sei soddisfatto della risposta, ovviamente argomentando per cui non sei soddisfatto, puoi presentare una mozione che è un atto di iniziativa parlamentare che viene votato all'interno della Camera piuttosto che del Senato. Vabbè, io conosco il regolamento Camera in realtà perché stando alla Camera, che impegna il governo a fare una determinata cosa. Noi nella nostra mozione abbiamo detto, stante tutta questa situazione che abbiamo raccontato dell'interpellanza, ti chiediamo di impegnarti a instaurare una moratoria di un anno su questa situazione della dismissione degli enti e quindi ridare respiro a queste famiglie che hanno questo orologio che ti fa tic tac in testa ogni giorno, e istituire un tavolo tecnico interministeriale dove a quel punto però ci fai venire veramente gli inquilini, non queste associazioni sindacali colluse. Vai a riparametrare tutto a prezzi veri, quindi togli di mezzo queste società fittizie che ti fanno queste valutazioni di comodo, e vai a parametrare quello che è l'affitto, per esempio, a quelli che sono i redditi reali degli inquilini. Vai a considerare da quanti anni stanno dentro, se sono 40 anni che stanno là dentro, ma la casa ma l'hanno già pagata, allora consideri anche questa situazione e gli chiedi magari una piccola differenza. Cioè, ci sono varie soluzioni, però che succede poi? Che la nostra mozione, che ribadisco ha un'urgenza reale creata da questa situazione, da questo orologio che sta ticchettando, non viene considerata in conferenza di capigruppo dei partiti prioritaria e quindi non viene calendarizzata. E noi adesso abbiamo, forse a settembre, però adesso tutti quelli che ci telefonano ogni sacrosanto giorno giustamente dicendo a me mi sta scadendo la lettera, che devo fare, e tu gli dici che devi dire. Su questo vorrei dire una parola. Vedete chi sta là?